Now on Radio Victoria. Cari amici, buona serata a tutti voi e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Victoria. Lo dirò in tutti i passaggi. È il primo dicembre del 2011, entriamo ufficialmente nel clima. L'ho già detto, benvenuti su Radio Victoria. No, posso dirlo anch'io. E benvenuti su Radio Victoria. Benissimo, benvenuti su Radio Victoria anche perché siamo entrati ufficialmente nel clima natalizio. Quindi, come vedete, le tutte rosse. È tutto rosso il nostro sito con stellina di Natale, con neve, tutto ciò che insomma è un po' correlato al Natale nell'immaginario collettivo o nella realtà. Per cui versione natalizia del nostro sito web, ma non solo, perché ormai mancano 4 puntate prima della conclusione, della prima della fine del mondo, del 22 di dicembre, puntata che sarà l'ultima dai nostri studi, ma l'ultima anche della sessione 2011. Quindi di qui alla fine dell'anno abbiamo un pam 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 pam. Dipende che pam 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 è. È una serie di puntate molto incisive, molto divertenti per cercare di fidelizzare al massimo i nostri ascoltatori di V-Power e naturalmente fidelizzarvi alla nostra radio, radiovictoria.net. Lascio a lei l'onore di dire che con novembre abbiamo di nuovo battuto un record importante di ascolti. Faccio solo una premessa. Sì, dica, dica. Il regista non arriva sano alle 23. No, perché ha già iniziato con le sue abitudini malsane, per l'appunto. Torniamo a fare le persone serie. Io ringrazio tutti gli ascoltatori italiani e mondiali di Radio Victoria. Abbiamo raggiunto il secondo miglior risultato di sempre. Con il mese di novembre. Con il mese di novembre, in questi quasi 3 anni, ci avviciniamo fra qualche mese a fare 3 anni della radio. Abbiamo raggiunto la bellezza di 2800, lo sa solo lei, io dovrei uccidere scarsi di accessi di persone diverse nel mese di novembre, e quindi siamo abbiamo decisamente quasi sollevati. Triplicato gli ascolti di novembre 2010, quindi... nonché triplicato, anzi quadruplicato i nostri debiti, esatto. Quindi questo va di pari passo, è una cosa... abbiamo solo più da vendere l'altro rene e andare in dialisi perché uno l'abbiamo già venduto. Ma... e il prossimo anno saremo ascoltati ancora di più. Scusate, se ognuno di questi 2000 e passa mettessero un euro saremmo è vero, potremmo fare noi una... a quest'ora saremmo in acque. Sì, decisamente più tranquille. Potremmo proporre di fare tipo un Teleton, facciamo Radio Victoria Ton, no? E proponiamo di donare un euro alla nostra causa. Chissà mai che non funzioni. Tanto mica c'è crisi, voglio dire, un euro. Sì, infatti un euro è veramente un caffè, dai, un caffè per Radio Victoria. Poi, come ho sottolineato l'altro giorno in privato con Christian, io ringrazio veramente quel 9% di ascolti provenienti dal Venezuela. Esatto. A todos los amigos del Venezuela vi ringraziamo moltissimo perché l'ascolto è impressionante. Eh sì, perché normalmente noi abbiamo sempre avuto una buona parte di ascolti provenienti dalla Germania, dove il nostro server è installato, e dal Nord America, dagli Stati Uniti. Non ce l'aspettavamo. Ora questo 9%, 9,7% dal Venezuela ci riempie di gioia, anche perché probabilmente saranno comunità italiane, quindi salutiamoli. E ce n'è anche uno in tutto il mese che si è collegato dall'Arabia Saudita. Dall'Arabia Saudita li salutiamo, almeno loro con il loro turbante sicuramente non suderanno. Bene, allora noi vi ricordiamo come mettervi in contatto questa sera con V-Power. Ci segnala la nostra Isabì con delle faccine proprio non proprio da emoticon, un po' più arrabbiate, che la chat di Facebook ha dei problemi, quindi questa sera non sarà il caso forse di usarla tanto. Usate la chat nuova, quella che abbiamo creato. Ringraziamo tra l'altro quei bastardi di hacker che ci hanno attaccato il sito. Io ho preso appuntamento con ognuno di loro e andremo a trovarli a breve. Sì, anche perché avrete notato, fino a settimana scorsa avevamo una chat tutto sommato magari un pochettino più di basso livello, no? Però funzionava discretamente, ci piaceva, era immediata. Abbiamo dovuto cambiarla al volo perché eravamo stati vittima di un attacco di hacker. Ragazzi, noi vi diciamo che c'è, usatela. Esatto, e adesso che c'è, insomma, vi diciamo che c'è e vi diciamo che usatela. La potete usare. Vi dovete registrare, ma è una cosa assolutamente molto semplice. Direi che abbiamo parlato moltissimo, andiamo con il primo disco, un gran disco, Tiziano Ferro. Possiamo dedicarla a quelli che in Venezuela dicono chissà che musica ascoltano di là quei bei maschi di italiani. E noi vi dedichiamo questo, ascolta, che è un grande artista. Il macio italiano. La differenza fra me e te. Ce n'è tanta. La differenza tra...